Trova la sua settima vittoria consecutiva in campionato il Città di Nocera, che questo pomeriggio al San Francesco di Nocera Inferiore ha sconfitto per 2-0 la Marianese grazie alle reti di Ciotti e Scibilla nell'incontro valevole per la 19ª giornata del girone B del campionato d'eccellenza. Rispetto alla gara di una settimana fa contro il Sorrento ci sono diversi cambi. In difesa ritorna Cuomo dopo la squalifica al posto di Criscuolo, in mediana ad affiancare Di Pietro c'è Ruscio, mentre in attacco a completare il tridente offensivo con Caro Tenuto e Marcucci c'è Danilo Scibilla, che sarà squalificato per la finalissima del partenio di mercoledì prossimo contro la Sessana. Nella prima frazione di gara, dopo un inizio molto sciallo, Città di Nocera costruisce la prima occasione da gol. Su un cross dalla sinistra, Marcucci colpisce di destra, ma la sfera termina alta sopra la traversa. Dopo un tiro abbastanza innocuo di Gallo, i rossoneri ritrovano meritatamente il vantaggio al minuto 21. Scibilla, da fuori area, fa partire un missile che non lascia scampo all'incolpevole Pignatiello. Marianese non riesce a reagire e il Città di Nocera, dopo un tiro di Marcucci ribattuto dalla difesa, raddoppia. Fascia sinistra, uno scatenato Scibilla mette al centro per Ciotti, che deve solo appoggiare in rete e realizzare il suo primo gol in campionato di fronte al proprio pubblico. Nella ripresa sono sempre i rossoneri a rendersi pericolosi dopo appena 3 minuti, con un tiro di Caro Tenuto facilmente bloccato dall'estremo difensore avversario. Al 55esimo Città di Nocera ancora in attacco. Di Pietro ci prova col suo marchio di fabbrica, il tiro a volo, la palla però colpisce l'esterno della rete. Al 67esimo, su calcio di punizione di Ruscio, Cacace fa da sponda mettendo al centro per Marcucci, il quale da posizione molto favorevole sfiora il palo. La prima occasione da segnalare per la Marianese arriva al 78esimo, quando Falco su calcio di punizione calcia la palla di poco sopra la traversa. Dopo 4 minuti ci prova ancora Ruscio ad imbeccare Marcucci su punizione, che però di testa non c'entra il bersaglio. L'ultima chance della gara si ha al 90esimo e capita tra i piedi di Maiella, che però sbaglia completamente un improbabile pallonetto. Non ci sono altre azioni da segnalare e il Città di Nocera batte 2-0 la Marianese, ottenendo la sua settima vittoria consecutiva in campionato e volando momentaneamente in testa alla classifica a quota 49 punti, aspettando il Football Club Sorrento che sarà di scena domani in casa contro il Fano.